Lenti fumatori, buongiorno da Moreno. Come sentite dal cicaleccio e come vedete dai pini marittimi, sono nella mia amata Toscana, in vacanza per un paio di settimane. Quindi sigla, poi vi farò vedere un po' di pipe, un po' di tabacchi, un po' di sigari che mi sono portato da fumare. Oggi sono qui da una location un po' esotica a farvi vedere un po' di pipe che mi sono portato in vacanza, sì, perché il vero annuncio di quest'oggi è che sono in vacanza e quindi non so se riuscirò a rispondere a tutti i vostri commenti che scriverete sotto a questo video. Comunque voi iscrivetevi e mettete mi piace e scrivetemi comunque ciò che volete. Io nel tempo risponderò. Allora, queste sono le 7-10 pipe che mi sono portato da fumare in questi giorni. La Gilli, pipa del gruppo Lenti Fumatori del tubo dell'anno scorso. Qui sotto nella tendina vi metto anche le modalità per prenotare quella di quest'anno, che è una cerchio pipe, una Dublin fantastica slanciata. Questa è la Daniel che ho portato per miscele inglesi, questa è l'altra Daniel che ho portato per i tabacchi Virginia, perché come vedete laggiù in fondo ci sono delle cose interessanti che ho aperto e riaperto. Questa è la canadese Rinaldo. Questa è una pipa che non fumavo molto, ma che recentemente ho riscoperto e sto fumando parecchio. Ha un fornello molto conico, è una Caminetto primissimo, del primissimo periodo. Anche questa si può dire una Dublin molto free-end, diciamo. Questa è stata una rivelazione, è la Savinelli Punto Oro che ho acquistato usata qualche mese fa, la sto fumando veramente con tutto e in ogni momento. E questa è la Penzo che ho portato sempre per finire alcune English Mixture che avevo. Veniamo ai tabacchi. Come vedete mi sono portato il Carolina Red Flake, quello, la prima edizione, quello del 2015, che ho travasato in Bormioli. Ho già fatto una decina di cariche, ma nel caso trovate il video sul canale in cui ne parlo in maniera esaustiva. È un tabacco che mi era piaciuto tantissimo, infatti mi sono portato solo cose buone e che avevo voglia di fumare in questa vacanza. Sono in Toscana, poi magari vi allegherò o vi farò vedere qualche scorcio, qualche fantastico pino marittimo che io adoro, e qualche foto di me impegnato in passatempi logoranti. Poi mi sono portato questo McClelland 40° anniversario che mi ha regalato un bel po' di cariche, una quarantina, cinquantina di grammi, l'amico Fadi. Anche questo è un Virginia strepitoso in puro stile McClelland, quindi profumato, molto molto vegetale, molto dolce, con quel profumo tipico di pomodori, di ketchup, dicono molti. Qui in una veste sì invecchiata un po', per dirvi come il Christmas Cheer, ma che ho trovato sì, comunque invecchiato, stagionato, profondo, ma meno profondo del Christmas Cheer, ma comunque sia veramente veramente godibile, un tabacco eccellente. Vi farò vedere magari, o vi ho fatto vedere, il momento dell'apertura della latta ripresa dall'amico Fadi. Ve la metto qui in sovraimpressione o ve lo attacco dopo, così vedete anche in diretta il momento dell'apertura della latta. Poi mi sono portato, mettiamo via un po' di pipe,
Poi mi sono portato qualche buon sigaro, anche qui vi mostro brevemente il mio humidor da viaggio con una selezione di sigari. Allora, ho fumato due scatole, qui me ne è rimasto uno solo, di 900 tornabuoni, sigaro azzeccatissimo per la vacanza, brucia bene, tiraggio aperto, ma sapore sempre sempre presente, sempre soddisfacente. Mi sono portato, avevo ancora una scatola di Mastro Tornabuoni, lo scorciato, scatola molto molto vecchia, sarà di un paio di anni fa, me ne sono rimasti due o tre esemplari. Questi invece sono l'opposto del 900, un tiraggio molto molto serrato, ma una aromaticità, una paletta aromatica davvero unica, amara, saziante, profumi davvero indescrivibili. Poi mi sono preso sfuso un Toscano del Presidente, che fumerò dopo una cenetta, una di queste sere. Presidente è sempre un'altra eccellenza. Un Toscano originale, scatoletta da due. Poi non so bene cosa fumerò di questi, magari me li riporto a casa, però ho portato un'antica riserva, un originale 1815, sigaro fantastico, un'edizione di 4-5 anni fa della Toscano, è sempre un originale questo qui, ma in una versione, adesso non ricordo, che celebrava probabilmente l'anniversario da quando l'acquazzone famoso bagnò le scorte di Kentucky e lo fece fermentare un'altra volta, e al posto di buttare via per non perdere il quantitativo, insomma, si creò di fatto il sigaro di tradizione italiana. Buonissimo comunque, 1815. Mi sembra ci sia un video sul canale in cui ne parlo. Questo qui è un Selected, preso l'anno scorso, no, due anni fa, proprio qui in questa zona dove sono ora. E questo qui è il 1492 con Kentucky, sia per fascia che per il ripieno di Kentucky nordamericano. Ecco, questa è un po' la mia selezione che mi sono portato. Comunque, questo è quanto. Il video quest'oggi è breve e auguro a tutti buona vacanza. Io mi sto godendo la mia, quindi scusatemi se non sarò preciso e solerte nelle risposte, ma come vedete sono impegnato in faccende veramente difficili e complicate. Ciao da Moreno, buona vacanza a tutti.